fratelli bianconeri e sorelle bianconere, ci risiamo. Iscrivetevi al canale, like al video, commenti che sono molto importanti, anche quelli di altre squadre, perché ci arriviamo in questo contenuto, ci arriviamo, e campanella per essere raggiunti e raggiunte dal nuovo argomento di discussione, che tanto per cambiare è sempre lo stesso. E allora arriva il filone della manovra stipendi, e come quello sulle plusvalenze, che ricordo a tutti non sarebbe finito, perché se poi il collegio del CONI il 19 aprile dà ragione alla Juve, viene annullato tutto, quindi non è finito, lì siamo già condannati per il mondo, ma non è finito. Adesso arriva in chiusura quello della manovra stipendi, e si sapeva già. E allora ieri il Cosport, oggi è il turno della Gazza, dal terremoto e il calvario di ieri, oggi giochino sempre quello, ogni giorno il rilancio su una cosa come se fosse nuova. E allora ecco la manovra stipendi, ecco la chiusura, ecco cosa rischia la Juve, nuovi punti, nuove sanzioni, e i giocatori, no, però i giocatori no, non sarebbero consapevoli. Allora. I procedimenti non sono finiti finché non sono finiti, e questa è la base, il punto numero uno, almeno questo non toglietecelo mai, già si è tolta la possibilità di difesa, almeno non anticipiamo i procedimenti fino a quando non sono finiti. Quindi fino a quando non è finito il procedimento con tanto di ricorso, poi addirittura l'eventuale TAR, nessuno è colpevole finché non si chiude tutto. Punto numero uno. Punto numero due, il filone, l'abbiamo già spiegato mille volte, della giustizia ordinaria, per cui nasce l'inchiesta Prisma, articoli di giornale, è uno, non sono tre, è uno. Quindi non si capisce perché nella giustizia sportiva le stesse cose che portano a un'inchiesta debbano diventare tre. Detto questo, veniamo alla numero due, visto che oggi campeggia la numero due, e quindi il filone manovra stipendi che, ricordiamolo, al tempo del Covid non normata, federazione disse a tutti arrangiatevi ognuno con i propri tesserati visto che non vi mettete d'accordo a livello nazionale. Quindi la Juve viene indagata perché la procura si allerta, perché ci sono le intercettazioni da anni, perché c'è la Consob, perché si è quotato in borsa, per degli stipendi che sono, secondo la Consob e la procura, da mettere in un bilancio, secondo la Juve invece da spalmare in un altro. Sono opinioni dell'accusa e della difesa, si vedrà cosa deciderà il giudice. Non è che le altre società nel periodo del Covid non avessero problemi di stipendi, tant'è che ancora oggi si dice che però non ci sono le intercettazioni, non c'è la procura che si muove, non c'è la società quotata in borsa, però si dice che non tutti abbiano risolto quel problema là dal punto di vista economico, ma è un si dice, e quindi lo lasciamo lì. Ma conoscendo il mondo del calcio posso dirvi con grande tranquillità che tutte le società hanno avuto lo stesso problema e tutte lo hanno risolto alla stessa maniera, differendo un po' gli stipendi, mettendosi d'accordo con i calciatori, qualcuno magari che ancora li aspetta e non si sa, ma sono si dice, questi sono gossip. Però ormai noi veniamo condannati anche sui gossip e sugli articoli di giornale errati, e quindi direi che vale tutto. Ma detto questo, entrando nel merito del famoso filone manovra stipendi, allora sento parlare già di diverse possibilità, o meglio sento già parlare di un'inchiesta che si chiuderà in settimana con il procuratore che deferirà e porterà a processo. Ancora una volta non ci siamo, poi magari finisce così, ma ancora una volta non ci siamo. Il procuratore fa dei pre-deferimenti, cioè allerta gli indagati, in questo caso la Juve, hanno 15 giorni di tempo per organizzare una loro controrisposta, consegnare una strategia difensiva, una memoria difensiva, dopodiché ci sono altre situazioni in essere prima di andare eventualmente a procedimento e quindi poi il primo grado, eccetera eccetera, sperando che non facciano come nelle plusvalenze dove primo e secondo grado li hanno attaccati e hanno cambiato gli articoli, per cui la Juventus non ha potuto difendersi di una cosa che era accusata perché poi l'hanno condannata per un'altra e l'ha scoperto solo dopo dalle motivazioni. Questa roba allucinante che dovreste capire voi tifosi delle altre squadre, perché poi ci arriviamo, occhio. Dopodiché sento anche parlare di patteggiamento. Allora, a parte il fatto che il patteggiamento in se stesso non è un'ammissione di colpa, perché
Ricordo ancora molto, molto, perché c'ero, le urla di Conte fuori dall'albergo, quando lo convinsero a patteggiare e lui diceva no perché non ho fatto niente, ma gli avvocati sostenevano che era meglio patteggiare perché purtroppo di fronte a quel caos mediatico la procura voleva condannare, quindi era meglio che si prendesse 3 mesi o quanti erano di inibizione, stare fuori dalla panchina e poi rientrare piuttosto che. Ma lui urlò di brutto perché riteneva giustamente di essere innocente. Quindi non è per forza un'ammissione di colpa. Dopodiché, non si capisce perché sui giornali debba arrivare il patteggiamento della Juve. Ma se la Juventus ha già detto, scritto e messo in memoria difensiva, che andrà fino alla fine a difendersi in tutte le aule, persino al TAR se c'è bisogno, perché deve patteggiare? Non patteggia. La Juve chiede la giusta possibilità di difesa. Punto. Quello chiede. Niente di meno e niente di più. Dopodiché, le tempistiche, la pena afflittiva deve entrare di qui e deve superare di là. E già si vocifera nell'eventualità del Napoli. No, sarebbero 2 punti. Ma da scontare qui, tanto ormai ha vinto lo scudetto. Ma che modo è di fare informazione e anticipazioni di ingiustizia? Ma che modo è? Mettilo lì, il Napoli, mettilo lì e stai tranquillo. Mettilo lì. Carta CR7 e carta Dybala sono lì, non erano presenti al GUP, all'indagine preliminare, ma adesso sono sempre lì, occhio, perché carta Ronaldo e carta Dybala prima o poi vanno sul tavolo. Detto questo, e detto che nello stesso faldone c'era sia le plusvalenze che le manovre stipendi, e detto che la procura sportiva, la Juventus, non potendola condannare per una norma che non c'era, ha trasformato tutto nell'articolo dove è prevista la lealtà o la slealtà e quindi generico, cosa facciamo? Facciamo lo stesso con la manovra stipendi? Perché se il bilancio non va bene, plusvalenze, manovre stipendi, poi alla fine sono la stessa cosa, quindi lo rimettiamo nel calderone della slealtà per dare ancora altri punti. Altre squadre. Allora, facciamo molto velocemente, però molto chiaramente. Le famose partnership con le altre squadre. Allora, anche lì, le partnership con le altre squadre si fanno con altre squadre, quindi bisogna capire la situazione delle altre squadre, se no facciamo come Farsopoli, dove la Juve viene condannata perché faceva le cupole con se stessa, poi vengono fuori le telefonate degli altri, però poi ormai era prescritto, ormai è passato tempo e chi se ne frega. No, non si fa così. L'avete già fatto nel 2006, siamo nel 2023, si spera che questo paese, da quel punto di vista, un passo in avanti almeno lo abbia fatto. Quindi, le altre squadre. Ah, apro e chiusa parentesi. Però i giocatori, il procuratore pare che non li voglia mettere in mezzo, non rischiano perché poi alla fine non erano consapevoli. Quindi, oltre alle plusvalenze da sola, la Juve ha anche messo a posto e concordato gli stipendi da sola, con se stessa, cioè i giocatori non erano consapevoli. Guarda che lo so che sembra fantasia, ma purtroppo è il mondo della nostra realtà, sul campo e fuori dal campo. Situazioni delle altre squadre, le partnership sospette, oscure, opache. Dunque, Juve-Bologna, ci sono due trasferimenti, siamo 2018-2021 e quindi tre bilanci sotto inchiesta. Juve-Bologna, due trasferimenti, 17 milioni, quello che ha fruttato il viaggio dei due trasferimenti. Juve-Udinese, due trasferimenti, Juve-Cagliari, tre trasferimenti, 12,5 milioni. L'Inter col Genoa ne ha fatti 7 di trasferimenti per 77,6 milioni. Radu e Pinamonti, avanti e indietro, no? Quelle cose per cui la procura cos'è la Juve. Due trasferimenti, tre trasferimenti, 12 milioni, 17 la Juve, sette trasferimenti Inter Genoa, 77,6 milioni. Il Milan col Genoa addirittura, in totale, nella loro collaborazione, nella loro partnership, hanno 53 operazioni per un totale di 65 milioni. Quindi, che accusa sarebbe alla Juve di avere queste collaborazioni, queste partnership, quando le altre ne hanno notevoli di più, sia per numero di trasferimenti che per soldi? Napoli, 57 milioni. Le ha fatte anche il Napoli. Attenzione, con la Roma, 57 milioni. Il totale dice Juve,
in totale, in tutte le compartecipazioni, in tutte le partnership, in tutti i rapporti di lavoro, in tutte le amicizie, chiamatele come volete, in tutte le normali operazioni di mercato con squadre che si rivelano più o meno ostiche nel mercato. Totale, sembra la classifica dei rigori, che passa la storia per la Juve, poi la Juve in fondo e c'è qualcun altro davanti. Juve 177 con 6 partnership, 177 milioni. Napoli 183,6 con 6 partnership. Juve 177, Napoli 183. Milan 233, Roma 235, Inter 267 con Atalanta, Cagliari, Genoa, Roma, Parma, Sassuolo. Ma guarda, lì il Sassuolo e il Genoa così vanno bene, invece di qua non vanno bene. Questi sono i numeri, questi sono i fatti. Di là ci sono le parole. Qua, come sempre, citiamo i numeri, citiamo i fatti, citiamo quello che è accaduto e quello che accade, quello che accadrà o quello che non vogliono far accadere. Iscrivetevi al canale, like al video, commenti e campanella.